Ciao a tutti e bentornati in un nuovo video What I Eat in a Day, cosa mangio in un giorno. Anche oggi vi farò vedere delle ricette facilissime, velocissime, dietetiche e quindi perfette per una dieta equilibrata. E partiamo subito dalla colazione, dove oggi faremo insieme dei cereali fatti in casa con tre ingredienti facilissimi da fare, buonissimi, sono golosissimi. È una ricetta che ho visto su Instagram e ho voluto subito provarla e devo dirvi la verità, mi sono innamorata di questi cereali. Basta mettere all'interno di un mixer dei biscotti i vostri preferiti, li andiamo a tritare, nel frattempo in una ciotola andiamo a sciogliere il cioccolato fondente. A questo punto uniamo i biscotti al cioccolato fondente e mettiamo un cucchiaio raso di latte, il latte che preferite, mescolate bene e si creerà un composto modellabile. Quindi con questo composto andiamo a creare le nostre palline. Potete farle piccolissime o un po' più grandi come preferite. E poi queste andranno fatte riposare in frigo per qualche ora. Quindi io vi consiglio di prepararle la sera prima per il mattino seguente. A questo punto scaldate un po' di latte, sempre il latte che preferite, e andate a mettere all'interno le vostre palline. Vi assicuro che è qualcosa di eccezionale perché il cioccolato con il latte caldo si scioglie e viene fuori questo latte al cioccolato buonissimo, dovete assolutamente provarle. Allora, passiamo al pranzo. Faremo un riso venere con avocado e prosciutto crudo. Andiamo a mettere all'interno di una ciotola del succo di limone, metà, un cucchiaio o due di olio e nel frattempo andiamo a tagliare il nostro avocado in piccoli pezzi che andremo poi a far riposare nel nostro succo di olio e di limone. A questo punto nel frattempo possiamo preparare il riso venere, quindi lo andiamo tranquillamente a cuocere all'interno di acqua. E una volta che sarà pronto lo lasciamo leggermente intiepidire e lo mettiamo all'interno di un cerchio. Ovviamente io, per fare una cosa un po' carina, lo vado a mettere all'interno di un cerchio di acciaio, ma tranquillamente lo potete servire anche senza questo cerchio. Lo faccio raffreddare in frigo con sopra l'avocado e poi ci metto una fetta di prosciutto crudo e un po' di feta sbriciolata e il mio pranzo è pronto. Passiamo alla merenda. Oggi faremo dei mini cloud bread, non so se li avete mai visti, di solito lo fanno grande, io ho deciso di farlo piccolo ed sono dei panini praticamente all'albume con delle gocce di cioccolato, buonissimi. Allora andiamo a montare gli albumi e una volta creata questa neve ben ferma andiamo a metterci all'interno un cucchiaio di miele, potete in alternativa utilizzare un dolcificante, un cucchiaio di amido di mais e le gocce di cioccolato. A questo punto mescoliamo dal basso verso l'alto senza smontare l'albume e potete metterlo tutto così su un po' di carta forno oppure fare dei piccoli panini come ho fatto io. A questo punto li mettiamo nel forno a 180 gradi per circa 15 minuti. Il risultato sono questi panini sofficissimi, buonissimi per la merenda ma anche per la colazione. Davvero sono qualcosa di eccezionale perché poi sono sofficissimi. Per cena ho preparato invece una frittata di cavolfiore e delle bruschette, quindi una cosa molto molto semplice. Ho cotto il cavolfiore all'interno di un po' di acqua. Dopodiché nel frattempo ho tagliato le mie bruschettine, in questo caso essendo un filoncino ho tagliato giusto 4 pezzetti, quindi a formare una fetta intera di pane. Le ho condite con dei pomodorini tagliati a pezzetti, un po' di olio, un po' di sale e nel frattempo che il cavolfiore si cuoceva sono andata a sbattere le uova. Ho deciso di mettere 2 uova a testa, quindi un totale di 4 uova. All'interno ci ho messo anche un cucchiaio di parmigiano, un po' di sale, un po' di pepe e del prezzemolo tritato. Una volta cotto il cavolfiore l'ho messo in una padella, l'ho fatto saltare senza niente, senza olio. L'ho fatto giusto un attimo rosolare e alla fine ci ho messo il composto di uova e ho fatto la mia frittata. Come potete vedere è davvero una cosa semplicissima, nulla di complicato. E ho servito la frittata insieme alle bruschette. Questa è stata la mia cena.
Spero tanto che anche questo video vi sia piaciuto, come sempre aspetto i vostri commenti qui sotto, lasciatemi anche un pollice in su. Se avete Instagram vi ricordo che mi trovate con il nome Le Ricette di Jennifer, quindi vi aspetto anche lì, vi mando un bacio e alla prossima, ciao!